Passiamo all'oggetto 3, informazioni riguardo azioni volte a promuovere il reinserimento sociale delle donne vittime di violenza, intendimenti della giunta regionale. Prego collega. Grazie vicepresidente, questa interrogazione riporta all'attenzione dell'aula ma all'attenzione di tutti, anche della giunta ma di noi consiglieri, un tema che ritengo debba essere al centro dell'agenda politica e dell'azione politica di noi tutti. Domani è la giornata internazionale della donna, una giornata che è stata creata per ricordare quelle che sono le conquiste che sono state ottenute dalle donne nell'ambito dei diritti, ma anche per sottolineare le problematiche e le criticità che ancora esistono. Mi piacerebbe parlare e quindi avere una narrazione semplicemente in positivo per sottolineare quali sono le opportunità di realizzazione di scelta della donna nell'ambito della famiglia, nell'ambito del lavoro, ma ahimè anche gli ultimi episodi di cronaca che sono avvenuti anche nella nostra regione riporta comunque l'attenzione su temi che ormai sono strutturali nella nostra società e che riguardano la violenza, la discriminazione e gli abusi nei confronti della donna. In particolar modo l'interrogazione vuole sottolineare e far luce su quello che è un percorso fondamentale dopo il soccorso e dopo il rifugio che deve essere assicurato alle donne vittime di violenza, che debbono poter riscrivere quella che è una pagina bianca della propria vita e quindi ritrovare quella che è l'autonomia e l'autodeterminazione nelle relazioni sociali e anche nel mondo lavorativo. Sappiamo che ci sono tante forme di violenza, la violenza fisica, lo stalking, la violenza psicologica e anche la violenza economica, quella che impedisce alla donna molto spesso di denunciare quelli che sono i propri maltrattamenti all'interno soprattutto del nucleo familiare, perché ha paura che poi dopo, soprattutto se ha figli minori, non sarà in grado di sostenere quella che è la propria vita e quella dei propri figli. Per questo è necessario che sia sempre più sostenuta quella che è una progettazione destinata a percorsi di inclusione lavorativa e sociale delle donne vittime di violenza, ma non soltanto, perché in realtà poi l'inclusione lavorativa è un tema che deve essere affrontato in maniera seria, con politiche serie per tutte le donne, perché ancora permangono su questo ambito soprattutto delle asimmetrie di genere che devono essere superate, legate per esempio alla parità retributiva, legate al fatto che a parità di mensione le donne non ricevono la stessa retribuzione degli uomini, dovuta al fatto che è difficile per le donne raggiungere livelli di apicalità, dovuta al fatto che mancano comunque dei servizi di welfare che permettono alla donna, che statisticamente ancora si fa carico della cura all'interno del nucleo familiare in maniera maggiore rispetto agli uomini, di poter trovare il proprio percorso nell'ambito lavorativo. Io ricordo che il 24 maggio 2022 in quest'Aula è stata approvata una mozione di cui ero prima firmataria, che proprio faceva riferimento alla necessità di predisporre un piano straordinario per riuscire a porre in essere una serie di progetti che permettessero al sistema di implementare proprio le azioni di welfare per mettere ancora più in continuità e soprattutto in condizione la donna di avere un percorso lavorativo continuativo e quindi non vedersi dimensionata in casa di gravidanza o di veder comunque lesa quella che è il suo diritto al lavoro per la mancanza di sistemi di conciliazione, o meglio di armonizzazione cura lavoro. Ricordo che in questa mozione si faceva espresso riferimento anche all'inserimento lavorativo di donne vittime di abusi e di violenze e di donne con disabilità, quindi di quelle donne che potrebbero essere soggette a discriminazioni multiple. Nella recente riforma della legge regionale sulle case popolari, poi ricordo che è stato inserito anche la possibilità da parte del Comune e le zone sociali, chiaramente in accordo con la rete antiviolenza, di mettere in disponibilità delle donne vittime di violenza fino all'8% degli alloggi per risolvere quello che è un altro problema, cioè il problema abitativo. Quindi, considerato che per permettere alle donne di avere un percorso di autonomia è necessario predisporre dei piani personalizzati
che chiaramente hanno bisogno di una rete che funzioni, di coinvolgimenti multipli e multidimensionali. Ci sono tanti soggetti nel nostro sistema che possono essere attivi, possono essere fattivi per permettere questi percorsi e per questa ragione l'interrogazione che rivolgiamo alla Giunta riguarda quali progetti di riassessoramento lavorativo di donne vittime di violenza sul territorio umbro sono stati svolti anche in sinergia con altri enti del terzo settore. Se vi è intenzione di costruire su questo tema dei percorsi continuativi che vedano coinvolti tutti i soggetti interessati e protagonisti, come ho già detto, quindi i centri antiviolenza, i centri per l'impiego, le associazioni di categoria, la consigliera, le consiglieri di parità, il centro pari opportunità, gli enti del terzo settore, l'università, ARPA. Ricordo che è attivo nella nostra regione un protocollo antiviolenza che comunque coinvolge le diverse istituzioni. E anche in questa interrogazione c'è un punto che vuole sottolineare alla Giunta la necessità di intervenire nei confronti del governo per aumentare il reddito di libertà o promuovere iniziative analoghe, perché sappiamo che comunque anche a livello nazionale c'è la necessità di implementare e di consolidare questo tipo di risposte. Grazie. Risponde l'assessore Coletto. Grazie Presidente. Relativamente alle competenze della Giunta regionale del Centro Pari Opportunità che concorre con la Giunta regionale all'eliminazione delle discriminazioni tra sessi e alla promozione delle politiche di genere, nella tavola 1 che poi naturalmente consegnerò, viene riportato in calce al presente documento e vi è una breve appendice illustrativa del sistema umbro di prevenzione e contrasto della violenza di genere. Nell'ambito delle competenze attribuite al Centro per le Pari Opportunità della Regione Umbria si rappresenta quanto di seguito. Sono stati sottoscritti ad ottobre 2021 protocolli di intesa con Sviluppo Umbria SPA, ARPA, l'Umbria Digitale, ora denominata Punto Zero, e prossimamente anche con la Camera di Commercio dell'Umbria, finalizzati alla costituzione di uno sportello per l'imprenditoria femminile denominato Point Donna. Finalità dello sportello Point Donna è quella di individuare opportunità di accesso e di promozione delle donne nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria e promuovere specifiche attività di informazione, formazione imprenditoriale e professionale e relativi servizi di assistenza. Il progetto prevede che lo sportello avrà sede presso il Centro delle Pari Opportunità della Regione dell'Umbria, in via Mazzini 21 a Perugia, con possibilità di prevedere un'ulteriore apertura anche presso il capoluogo di Terni in sede da individuare. I servizi saranno erogati attraverso lo sportello online, con possibilità, laddove saranno previste risorse finanziarie necessarie, di servizio in presenza con cadenza settimanale, servizio quest'ultimo necessario e opportuno, ma che tuttavia, stante l'attuale carenza di organico, più volte segnalata, non renderebbe realizzabile il suddetto servizio. Al fine di poter attuare pienamente tale progetto si renderà necessario modificare il sito internet del Centro Pari Opportunità inserendo una parte informativa relativa al servizio Point Donna. Sul fronte degli interventi della Giunta regionale si rileva quanto di seguito. In data 24 gennaio 2017 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza tra Regione, il Centro regionale per le Pari Opportunità, l'ANCI, le associazioni che gestivano i CAV di Terni, Perugia e Orvieto, i centri regionali per l'impiego, le consiglieri di pari opportunità regionale e provinciale, allo scopo di promuovere e facilitare l'inserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di maltrattamenti e violenza fisica e psicologica attraverso i seguenti obiettivi: sensibilizzazione del territorio provinciale, istituzioni, enti, aziende, parti sociali e agenzie per il lavoro sul tema della violenza di genere e sull'importanza del lavoro come strumento fondamentale per ridefinire percorsi autonomi di vita, per consentire la fuoriuscita dal ciclo della violenza subita e affrancarsi da condizioni di ricatto economico e di dipendenza. Previsione
all'interno della programmazione regionale delle politiche attive per il lavoro, gli strumenti per azioni finalizzate all'inserimento e reinserimento di donne vittime di violenza e implementazione nei centri per l'impiego e di collaborazione con i CAV di attività di accoglienza, orientamento e mediazione per le donne vittime di violenza, previa specifica formazione rivolta alle operatrici e agli operatori degli stessi. Con il programma regionale di prevenzione e di contrasto delle attività del 2017 si è promosso il progetto Occupabilità delle donne vittime di violenza di genere, un progetto di formazione e di inserimento al lavoro di circa 100 donne prese in carico e seguite dai CAV. Le donne coinvolte sono state supportate da tutor e si è interfacciato con gli operatori dei centri per l'impiego quale principale figura di riferimento per le destinatarie. L'iter progettuale è stato il seguente: ricognizione da parte dei centri antiviolenza delle donne prese in carico ed inserite in un percorso di uscita dalla violenza quali destinatari dell'intervento di inserimento e reinserimento lavorativo, attivazione da parte dei centri antiviolenza delle misure di accompagnamento delle donne presso i centri di impiego territoriale, verifica da parte dei centri per l'impiego del possesso da parte delle donne interessate dei requisiti per l'accesso al progetto, definizione da parte dei centri per l'impiego in collaborazione con i centri antiviolenza degli interventi di accoglienza, orientamento, incontro tra domanda e offerta. Con il programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere 2017, in attuazione di PCM del 25 novembre 2016, ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità previste dal paragrafo 4 del piano d'azione straordinaria contro la violenza sessuale e di genere, articolo 5 del decreto 14 agosto 2013, la Regione ha promosso altresì una dotazione finanziaria di 73.200 per il progetto di sostegno all'autonomia abitativa per favorire l'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza basata sul genere prese in carico dai centri antiviolenza regionali, in quanto condizione essenziale per la fuoriuscita da situazioni di rischio o violenza alternativa alla messa in protezione delle donne in casi in cui la valutazione del rischio non risulti elevata. Il progetto Sostegno all'autonomia abitativa è stato diretto a favorire l'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza basate sul genere in quanto condizione essenziale per la fuoriuscita da situazioni di rischio o violenza alternativa alla messa in protezione delle donne in casi in cui la valutazione del rischio non risulti elevata. Promuovere e sostenere differenti soluzioni abitative in grado di rispondere alle esigenze delle donne, anche favorendo l'accesso al patrimonio abitativo pubblico delle donne vittime di violenza. Per quanto riguarda gli anni 18-19 di PCM 2017-2018, il Dipartimento per le Pari Opportunità non ha programmato con risorse statali iniziative per il rafforzamento dell'autonomia delle donne, in quanto si è dato priorità alla promozione dei servizi di contrasto alla violenza di genere che non erano presenti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. A partire dal 2020 sono stati promossi con risorse statali e regionali progetti di accompagnamento delle donne nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza con politiche di empowerment e di sostegno all'autonomia che si configurano come contributo di libertà volto ad assicurare azioni di sostegno non solo dell'autonomia abitativa ma anche di quella lavorativa, economica e personale, con una dotazione finanziaria per quello che riguarda l'Umbria di 67.482 per l'anno 2020, 76.400 per il 21, 70.000 per il 22. Con le presenti risorse sono stati finanziati percorsi, progetti personalizzati, inclusione sociale e integrazione socio-lavorativa con interventi di orientamento, di supporto psicosociale, attivazione di tirocini, finanziamento di percorsi formativi volti all'acquisizione di qualifiche professionali, ricerca attiva del lavoro e o consulenze per informare, sostegno della conciliazione tra maternità e lavoro, sostegno all'autonomia abitativa anche attraverso forme di contributo, contributi per l'acquisto di beni
e servizi indispensabili, eventuali altre azioni di supporto concordate in sede di equipe. Negli ultimi anni si è assistito a un incremento delle risorse destinate alle politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. L'incremento delle risorse statali riguarda gli interventi diretti al sostegno in case di rifugio e centri antiviolenza. La deposito la relazione in maniera tale che la consigliera possa, il vicepresidente possa accedere all'atto. Grazie. Grazie per la replica, Paolo Fioroni. Sì, grazie Assessore, semplicemente per sottolineare due aspetti. Il primo sicuramente riguarda sempre l'ambito della violenza, dell'abuso e della discriminazione nei confronti delle donne, che sappiamo dai dati che sono stati pubblicati anche dalle fonti del CPO, dai dati Serena, quindi dalle attività fatte dai nostri centri antiviolenza dopo la pandemia, sono aumentate e è aumentato anche il rischio della solitudine. Per questo è un'attenzione che noi dobbiamo in particolar modo a questo tipo di tema, che non è un'emergenza sociale ma è un fenomeno strutturale, come tale va assolutamente affrontato con azioni che siano strutturate e che riguardino una continuità che non possiamo in alcun modo tralasciare. Riguardo l'inclusione lavorativa, e qui mi rivolgo un po' più in generale a quella che è un po' la situazione umbra, sappiamo che esiste una tradizione anche imprenditoriale femminile umbra importante, ricordiamo una per tutte Luisa Spagnoli, che è stata una delle prime imprenditrici che ha saputo cogliere quella che era la necessità della conciliazione, dell'armonizzazione, cura e lavoro per le proprie lavoratrici, ma ci sono anche in epoca contemporanea tanti esempi di aziende che stanno facendo percorsi anche di certificazione di genere, che stanno crescendo nell'ambito della consapevolezza e della responsabilità in questo senso. Per cui è necessario che questo tipo di aziende vengano sostenute, questo tipo di iniziative vengano implementate, che ci sia comunque sempre la presenza della Regione che possa, per le proprie competenze e il proprio ruolo, svolgere comunque un ruolo promotore per riuscire a, appunto, affrontare queste problematiche nella maniera corretta. Mi ripropongo di leggere poi in maniera completa tutta la relazione e in ogni caso la ringrazio per la risposta puntuale e auspico sempre di più che i percorsi di autonomia, lo ripeto, lo sottolineo, forse sarò anche ripetitiva, però abbiano una continuità e siano veramente un'opportunità per le donne, perché il reinserimento non è un elemento, diciamo, non da considerare, è uno degli aspetti fondamentali. Grazie.